bellissima. Benvenuta, amore. Sei bellissima. Grazie. Eccoci. È proprio festa. Beh, è la Domenica delle Palme, quindi abbiamo iniziato a mettere dei colori delicati primaverili. E guarda, è pieno di colori anche il nostro tavolo. Infatti lo vedo. Io vorrei che tu scegliessi una carta per ogni colore, perché bene, queste sono delle carte che fanno delle domande. Di solito si va a cercare nelle carte delle risposte. Benissimo, devo cominciare da quale colore? Come vuoi tu, pescane allora, una per peschiamo una. Dal lilla, perché io lilla... Io le poi le metto in ordine. Ecco. No, aspetta. Le metto poi in ordine. Ah, io. Devo pescane prenderle una subito, per ogni colore. Una per una. Sì. Ecco, prendiamo questa, Ale. Questa e questa. E blu. Ecco, voilà. Ti stai preparando alla Pasqua? Che succede sì. A Pasqua a casa tua? Beh, credo che finalmente mi riposerò una settimana, quindi sono molto contenta di stare a Roma e spero di avere amici a pranzo come sempre e quindi speriamo che tutto vada in armonia. Ecco. Tra cinema, teatro, televisione, sì. È un bellissimo momento. Sì, per me dici... non ti fermi mai. Non mi fermo mai perché in generale io non mi fermo mai perché non ho mai voglia di fermarmi. Il mio motto è due punti, andare sempre. Ve lo consiglio in qualunque modo perché... Sai che dei giovani certe volte mi dicono ma signora, io non trovo mai niente, sono piccole cose, mi offrono. Devi accettare, perché da una cosa viene fuori un'altra, e poi un'altra, e poi un'altra. Non bisogna fermarsi mai. Pronta? Sì. Vediamo quali domande ci fanno le carte. Vediamo. La prima carta ci restituisce l'immagine di Napoli. Napoli, la tua città. Napoli è la città che è una città che io ho under the skin, anche se sono, come diceva Frank Sinatra, sotto la mia pelle, anche se naturalmente sono molto grata a Roma che mi ha accolta e mi ha adottata, quindi è una città bellissima questa. Però Napoli è indimenticabile, peraltro io da molti anni ci torno ogni settimana perché dirigo il teatro della canzone napoletana che è nato sotto il mio progetto, il Trianon Viviani, e la regione Campania naturalmente c'è sempre molto accanto e anche il comune, siamo molto, noi abbiamo un grande governatore De Luca che è amante della cultura, quindi, e poi dirigere questo teatro della canzone napoletana in una città che è la città della musica, c'è un grande fermento a Napoli, è bellissima, è un museo a cielo aperto. Un bel contributo a questo l'hai dato anche tu. Elisabetta, mandiamo il filmato dove Marisa canta Napoli. Ah. Tu con sti ponte stella mi pungi il cuore, mi fai morì. Già aveva ma sposava fino a mesa, ma tu dicesti, e mo tengo da fare. Lo sai che a Rocca Raso devo andare, io sono nata per scià, che m'importa te spusà. E non sta bene, sei una vigliacca, Marie, mi spacchi le cuore, ma fai cilecca, Marie. Io non te faccio uscire, scasse uscire, scasse uscire, se tu resti con me, te compri sciù, te compri sciù, se poi trovi scesce, povera te, i tuoi scasse sci non ti accatte sciù, e il tuo scesce, io me ne freghe, fru, me ne ha sciato tutto più da me, io me ne trovo nato meglio te, ti assicuro sì che se vai lassù, certamente non ti sposo più, fru. Una canzone, una macchietta che Vittorio Marsiglia, che è un grandissimo, fa sempre in televisione, fa dappertutto, molto bravo. Però io adoro cantare e poi ringrazio sempre Stefano Bollani e Valentina. Vabbè, sono straordinari, sono amici carissimi. Parleremo anche di loro. Prima bene. Però hai rilasciato questa dichiarazione a proposito di Napoli. Ma hanno scritto male. E l'intervistatore mi ha detto Serena Autieri probabilmente si spoglierà nuda, ma deve chiedere il permesso al fidanzato. Lei che cosa fa?
E io ho detto, nuda io non mi posso mettere perché è passata l'età, non posso più. Magari fosse capitato 20 anni fa, forse l'avrei potuto fare, ma non più. I capelli blu già ce li ho, allora mi avvolgerò nella bandiera del Napoli, andrò in giro per un mese, pausa, e forse sotto sarò nuda. Da qui è uscito, Marisa Laurito si mette nuda, ma dove mi posso mettere nuda? L'abbiamo smentita questa cosa. A parte il fatto che quando il Napoli vincerà lo scudetto, ma ci siamo, forse lo vincerà, forse se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, quando lo vincerà farà ancora freddo, quindi io non ci penso proprio a piangere una broncopolmonite, con tutto l'amore che ho per il Napoli. E sempre parlando di Napoli, ci rivediamo un momento di Mina Settembre, dove sei entrata nel cast e quest'anno hai interpretato una meravigliosa zia. Grazie. Io non me ne vado da qua fino a che non ti vedo sistemata. Zia, non c'è bisogno. Sto bene, veramente, grazie. No, ma è già deciso. Guarda che io ho telefonato a zio Alfonso e anche lui è d'accordo. Resto qua per tutto il tempo necessario. Va bene, amore. Vuoi che ti vada a fare un bel caffè? Ti vado a fare il caffè. Ancora più bella di come ti ricordavo, eh? Ma che cosa hai fatto? Ma niente. Ma no, ma come sei radiosa. Hai lineamenti morbidi e una luce particolare negli occhi. Sarà l'amore, zia. Sì, infatti. Ma perché non ti vieni a dare una rinfrescata? Poi magari mangi una cosa con noi. Sì, sì. Ma non è che sei incinta? Tu mi nascondi qualcosa. E dici? Ha incontrato quella pappamolla di Alfonso e non me lo vuoi dire, eh? Ma come fai a saperlo? Ma io te l'ho detto, che io prevedo, intuisco, e tu non mi credi. Mi fai paura. Sei divertita? Molto, molto, perché c'è un cast straordinario. Serena è una donna molto speciale, radiosa, semplice, veramente anche veramente con i miei stessi connotati. Siamo amate subito e poi anche la regista molto brava, e mi piace molto che in questo in questa fiction si vede finalmente una Napoli bella, una Napoli signorile, perché ce l'abbiamo, eh? Certo, sì. Appunto, e soprattutto quella che abbiamo, e quindi una Napoli geograficamente fantastica, generosa, solidale, quindi sono molto molto felice di aver partecipato a questa fiction. Vado avanti, vediamo quale domanda ci pone la carta numero 2, il gigante. Cosa ti viene in mente? Il gigante, che mi viene in mente? Mi vengono in mente i giganti, forse, i miei maestri. Ne ho avuti tanti. Ne ho avuti tanti e bellissimi. Qui vediamo Adriano Celentano. Ma poi Renzo fa parte della mia, Gino Landi, a cui ero molto legata, Pippo, insomma, ho lavorato con tanti personaggi straordinari, veramente straordinari. E io dico sempre che spero che un po' di Luciano, meraviglioso, Luciano nel mio cuore, dico sempre che loro camminano pieni di questa polverina d'oro magica, no? Magica di sapere, di cultura, di gioia di vivere, di sensibilità, di eleganza. E allora averli frequentati, io spero che un po' di questa polverina sia posata anche su di me. Mi piacerebbe. Ma tu hai portato la tua! Perché anche tu hai portato la tua. Sai che avere dei grandi maestri è importantissimo. Certo. Io ho avuto Edoardo, non potevo iniziare meglio la mia carriera. Mi ha regalato professionalità, disciplina, amore per questo mestiere. Cosa potevo chiedere di più? Io dicevo, la prima volta che sono entrata in compagnia di Edoardo, praticamente recitavo 3 battute. E solo grazie a lui io prendevo 2 applausi, perché lui era un maestro, quindi è un ruolo comico e lui ti dava le intonazioni, come ti dovevi muovere. Grazie solo a lui io prendevo 2 applausi con 3 battute. Ma come nasce invece
nella collaborazione con Raffaella Carrà, la Candid Camera con Andy Luotto a New York. E perché noi abbiamo finito, credo da poco, io non ho grande memoria, però da poco, Quelli della Notte, e Raffaella ci chiamò per questo show che lei faceva mega galattico in America, per fare delle Candid Camera che io adoravo e che credo avevamo fatto già in altro modo e avevano avuto un grande successo. E quindi le facemmo io e Andy in America con questi americani ingenui, era molto, perché facevano tutto subito. E ti divertivi tantissimo. Moltissimo, moltissimo. Ne rivediamo un pezzetto. Ah, beh, bellissimo. Ce l'abbiamo. Qui Andy e Marisa da New York. Una canzone napoletana. Direi una bugia. Le canzoni napoletane le sentono qua. Dipende, sono conosciute. Chi le piace, chi non le piace. E tu conosci una canzone napoletana? Manco quella napoletana. I sing in the rain. Just singing in the rain. Io sono stato fuori tutta la notte. Questo disgraziato è stato fuori tutta la notte. E io che sono sua moglie, lo becco per la strada e gli chiedo dove è stato. E io devo trovare uno che dice che sono stato a casa sua, perché è un parente. Sono stato a casa di zio, questa è mia moglie. Con mio zio, questo è mio zio. All right. Thank you. You look like a dog. Last night. It's my wife. Where were you last night? I was with my aunt, mia zia. I don't speak English, but you and zia. You're my aunt, right? I'm the aunt, yeah. Yes. I'm not gonna tell you. Oh, no, I'm not a real guy. What is your name? Sono mangiato gli spaghetti con la creme. Why you don't eat perché my come spaghetti? Fai spaghetti con le vongole, no, zia, è molto buono. No, ma te la mangia pure come fa mogliere. Le Candid sono una forma di spettacolo eccezionale. Ci ricordiamo le prime, quelle fatte da Nanni Loy, l'indimenticabile cornetto azzuppato nel cappuccino di un altro. Erano meravigliose. Le Candid sono, è uno spettacolo che io adoro. Le rifarei ancora. Perché pensa. C'è tanta improvvisazione. Eh sì, è bellissimo lavorare con le Candid, è molto divertente. Però io ti ho negli occhi Marisa Lanui. Con quei costumi meravigliosi di Graziella. Graziella Pera, straordinaria. Ciao Graziella. Ciao, ciao. E poi fantastica, fantastica costumista. E naturalmente Renzo Basilare che faceva il regista, Larry Tree si chiamava, dietro le quinte, suggeritore. Pure. Certo, lui mi suggeriva in scena, così era Marisa Lanui, che io ero in scena e lui mi suggeriva... cosa dire. Giocavamo sempre improvvisando. La TV fatta a pezzetti per i giovani vecchietti, ne vediamo un pochino. Pezzettino. Pezzettino. Venga sul suo banco, ritorni al banco. Un momento, devo cominciare ancora la trasmissione, un attimo, no? Sai che ti è caduto il dente? Ma che ti mangi? Che ti mangi? Perché sei così... Capitoni. Puzza pure un po', capitoni. No, io non glieli do mica i capitoni. Sai che ti devo comprare un po' di profumo perché mica possiamo stare con questo odore nello studio. Signora, ma cominciamo o no? Certo, abbiamo già cominciato. Quando? Quando me lo dite? Allora. Signori e signori, buonasera, da Marisa Lanui, via Teulada, vengo subito, è una parola, ma arriva a finire, me lo potevate dire prima? Io mi tuffo, Sì. Quello è stato uno spettacolo meraviglioso. Ci siamo, non posso staccare gli occhi da questa fotografia bellissima di Arbore. Ciao Renzo, speriamo che ci sta guardando. Una trasmissione bellissima, fatta con poco, veramente costava pochissimo e molto divertente, ebbe un successo trionfale, veramente fu fantastico. Ma invece a proposito di fantastico, che mi dici di Adriano Celentano? Beh, Adriano è aver lavorato con lui è come aver lavorato con uno tsunami, perché lui è un artista, vedi, io lo guardo e mi viene da ridere, un artista allo stato puro. Ciao Adriano, in tutto questo lui pensa che tutto quello che fa è giusto, è fatto bene, è un uomo che non ha dubbi, io vorrei tanto essere come lui, beato lui, appunto, ed è meraviglioso questo perché come artista, tu capisci, non avere dubbi vuol dire che fai solo, unicamente quello che vuoi, che senti profondamente e non te ne freghi niente degli altri, quindi produttori, registi...
No, infatti. Chissà che fuggi dietro le quinte, che c'era paura. C'era un fuggi pazzesco, però lui è straordinario, veramente un uomo molto speciale, veramente pazzesco. Poi abbiamo avuto delle come dire, anche delle piccole discussioni, lo sai che mi ha chiuso in camera da letto dell'hotel Hilton? Perché non eravamo d'accordo su una scaletta, la scaletta è quella che scriviamo prima di fare gli spettacoli, non eravamo d'accordo e c'era anche Mario Maffucci che era un nostro funzionario, mi viene da ridere. A un certo punto di queste discussioni lui dice basta, vieni con me, vado con lui, siediti qua, c'è una poltrona in camera da letto, aspetta qua un attimo, calmati, poi tira la camera e chiude a chiave e io dicevo ma è impazzito, aspetta e spera, fermati qui, allora chiamavo giù, per favore mi venite a aprire perché il signor Celentano mi ha chiuso nella camera da lei. Signora Laurito, ma noi non abbiamo tempo da perdere, a voi vi piace di giocare, ma non sto giocando, sono chiusa, prigioniera. Lo scherzo di Adriano, fantastico. Elisabetta, tanti auguri grandi che noi facciamo a te, da questi sole felici dimagriamo come Alici ballando il tamburet. È libera, è libera sulla breccia di colei che oggi distrugge tutti i sogni miei. Sembravi un simbolo, un sassa, mamma mia che sconforto. Maestro, per piacere, questo zazzà ci sta così bene, a questo punto me lo potete fare? Bellissimi ricordi, bellissimi ricordi, anche una bellissima taglia avevo. Però tu ti sei sempre messa in gioco, no? Ora, sempre. Al di là della scaletta, potevate anche sempre non essere d'accordo, ma... Ma perché secondo me gli artisti sono dei pionieri, vanno avanti agli altri, sperimentano, quindi io non ho paura della sperimentazione, bisogna sperimentare per regalare poi agli altri, quelli che vengono un po' dietro, gioia, novità, bellezza. L'artista questo deve fare. Poi i insuccessi ci sono, non si può, le ciambelle non escono mai tutte col buco, però chi se ne frega, un insuccesso va pure bene, anzi ritorni meglio a lavorare perché ritorni con un po' più di paura. Bisogna mettersi in gioco. Allora, carta gialla numero 3, Cupido. Oh, ora, che domanda ti aspetti io ti faccia? Sul mio fidanzato, immagino, non lo so. Ah, meno male. E invece per una no. volta tanto. Invece no, e perché chi è questo Cupido? Sei tu Cupido. E io? Adesso ho capito tutto. Tu hai fatto perché da Cupido. Perché ritorna Bollani. E certo, tu perché hai fatto... ho fatto incontrare Valentina. Valentina è una donna che io amo moltissimo, molto speciale, veramente un'attrice bravissima, ma anche una donna, una dolcissima, meravigliosa. E l'ho presentata a Stefano Bollani, che anche lui è specialissimo. Ma come ti è venuta in mente questa cosa? Ma non è che mi è venuta in mente, è capitato perché eravamo, sono quelle combinazioni, sai, che accadono nella vita. Eravamo in aeroporto, io e Valentina stavamo andando a recitare, aggiungi un posto a tavola, Stefano andava per fatti suoi, l'ho chiamato, l'ho visto da lontano, ho urlato Stefano, è venuto, anche lui andava a Palermo e così gli ho... fatti, come dire, incontrare e ho spinto molto perché accade, perché ero convinta che sarebbero andati. Cioè, ma tu hai organizzato un appuntamento poi? Gliel'hai organizzato tu? Non l'ho organizzato mio, ma ho fatto di tutto perché accadesse. Spingevo lei. Beh, ma anche Renzo è stato il mio Cupido. Eh sì, con tuo compagno. Col mio compagno. Quindi accadono nella vita queste combinazioni. A proposito, Stefano Bollani sarà da noi il 6 maggio con un concerto bellissimo. Andate al teatro, Napoli, al teatro Trianon Viviani. Stefano Bollani. Che e ti spero manda? Anche Valentina. Ma infatti ti mandano a dire queste cose. Ah, che bello! Marisa, 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 sei tu
Stefano, noi siamo già sposati. Siamo già sposati. Sì, ah, non solo, ma una delle nostre testimoni di nozze è proprio Marisa. Non solo ci hai fatto incontrare, hai anche fatto la testimone. Ma cosa hai fatto? Grazie, grazie. Noi te ne saremo sempre grati, se la nostra idea, il nostro pasticcino, il nostro amore. E che dire? Te ne siamo gratis. Ciao. Ciao Maris, ciao Francesca. Ciao. Ciao Valentina, ciao Stefano. Sono stupendi, stupendi. Persone meravigliose, artisti allo stato puro. Si leggono nel pensiero quando conducono sì, insieme. Sì, ma sono meravigliosi, assolutamente meravigliosi. Vado? Vai. Carta verde, numero 4. Oh. Oh, che è successo? Lo chignon. Ah, lo diciamo, chignon. Il tuo look. Sì, Che non l'hai mai cambiato. No. Ecco, l'hai indossato e l'hai tenuto. Sì. Questa fedeltà, da cosa nasce? Ma la fedeltà nasce che qualunque pettinatura io mi faccia, alla fine, non mi piace niente. E alla fine ritorniamo con i capelli su. Questa è una pettinatura che io mi sono fatta a 8 anni. Ma pensa a te. Io avevo le trecce lunghe e giocavo ai travestimenti. Volevo fare l'attrice già da quell'età. E allora mi sono sciolta le trecce, ho messo i capelli così e mi sono trovata bellissima. Sono andata da mia madre, ho detto mamma guarda come sono bella così. E mamma mi ha detto mettiti subito le trecce, rifatti le trecce, togliti questa pettinatura da cocotte. Io non sapevo manco che fossero le cocotte, figurati. È una pettinatura effettivamente da cocotte perché è una pettinatura dell'Ottocento. In verità la portavano pure le zie e le nonne, però le cocotte moltissimo. Forse sarò stata una cocotte nell'epoca. Ma non è che scrivete sui giornali domani. La Laurito ha detto che ha fatto la cocotte. No, perché... È un attimo. Anche bisogna stare attentissimi. Non l'ho fatta. Lei la voglio fare. Noi siamo partiti dal look in realtà per affrontare un tema che ti sta a cuore, perché tu hai subito preso posizione su un argomento sì, molto importante, che è quello delle donne iraniane. Sì, sì. Rivediamo un momento del Festival di Sanremo dove c'è una bellissima testimonianza a proposito di questo. In Iran non sarei potuta essere così vestita e truccata e non avrei potuto parlare di diritti umani da un palcoscenico. Sono parole un po' forti, perché sarei stata arrestata o forse addirittura uccisa. E per questo, come molti altri ragazze e ragazzi del mio paese, ho deciso che la paura non ci fa più paura e di dare voce a una generazione cresciuta sotto un regime di terrore e di repressione. Begamo Shirpur, un'amica, è diventata un'amica, è venuta a fare le manifestazioni con noi davanti al nostro teatro. Io credo fortemente che noi non possiamo rimanere immobili di fronte a questo scempio che sta accadendo in Iran, perché questo scempio avviene contro ragazzi giovani che stanno facendo una battaglia solo per avere il diritto alla libertà, diritto che abbiamo ognuno, dovremmo avere perlomeno ognuno di noi alla nascita. E purtroppo questo regime li distrugge, stupra bambine di 12 anni, toglie gli organi genitali, uccide donne, uomini. Questa rivoluzione è nata naturalmente dalle donne, ma poi tutti i ragazzi si sono, tutti uniti. I giovani, anche gli uomini, si sono uniti. Quindi noi non possiamo rimanere immobili. Infatti, sempre al Teatro Trianon Viviani, grazie anche al nostro CDA che è accanto sempre, e anche al governatore De Luca, faremo un concerto di Ramin Bahrami, con i Solis String Quartet, e tutto il ricavato andrà a un'associazione iraniana che cerca di curare i ragazzi
quando sono, no, trauma, quando sono loro gli sparano con i gommini negli occhi, al cuore, negli organi genitali, e non possono andare negli ospedali, perché come arrivano negli ospedali vengono arrestati e da lì non escono più. Noi non possiamo rimanere immobili di fronte a tutto questo, quindi io combatterò quando sarà finita, fino a quando sarà finita. Grazie, perché sono giovani. Visto che la libertà la dobbiamo custodire, qual è stato il tuo ultimo atto di libertà consapevole? Insomma, io credo che la libertà noi la cerchiamo di recuperarla tutti i giorni, perché noi anche, non è che viviamo in un'isola proprio liberissima, pensiamo solo alle pubblicità che ci tartassano, no? Ai telefonini. Tutto quello che avviene, io dico ai ragazzi, state attenti, scioglietevi da questi telefonini, perché quella è una forma di schiavitù terribile, e attraverso quelli, attraverso i telefonini, conducono le nostre vite. Quindi bisogna stare molto attenti. Quindi io la libertà, alla mia libertà, tengo moltissimo, e quotidianamente rubo un pezzetto di libertà in più. Grazie. Grazie a te. Domanda, carta blu, la tavolozza, sei una grande artista. Insomma, grande. Visiva, diciamo che usi la fotografia, usi anche i pennelli. Sì. E le donne sono sempre al centro della tua attenzione. Perché le donne, sai, sono un mondo così variopinto e variegato. Io le adoro, perché noi siamo multitasking. Noi possiamo fare qualunque cosa. Io mentre chatto oppure scrivo una mail di lavoro, dico alla cameriera quello che deve preparare, o rispondo a mio nipote o anche al mio compagno, o faccio una telefonata. Vincenzo Salemi ha fatto uno sketch molto divertente sulle donne multitasking. Siamo così, abbiamo un mondo pieno di interessi di tutti i generi, e quindi molto variopinto e variegato. Ecco perché poi adoro dipingere donne che sono caratteri, perché ovviamente viene dal teatro, certo. E quindi adoro dipingere caratteri. Qui ne vediamo uno. Sì, una signorina un po' che ha molti vizi e che sta nel salotto e non fa niente, questa qui. Questa è la pazza, si chiama la pazza, è una che non sta tanto bene, ma forse non sta tanto bene perché l'hanno fatta diventare pazza, diciamo, coi capelli schizzati, incinta, non ce la fa più, è stremata dalla vita. Questa è una donna stremata dalla vita. È stremata un po'. Però colorata, si vede, molto colorata. Questa fotografia? Questa io ho fatto una mostra che la voglio rifare ancora, Transavant Garbage, Terre dei Fuochi e di Nessuno, perché mi ero scocciata di sentire parlare solo della Campania quando si parlava di Terra dei Fuochi. Purtroppo la situazione è molto grave. Quelle spugne che vedete sulla spiaggia non sono spugne, ma sono pezzi di sapone che si trovano sulla spiaggia, lì dove c'è la fabbrica della Solvay, Rosignano, e quindi la chiamano i Caraibi italiani. Sì. Ma perché è inquinato? Ma come vedete ci sono delle persone che fanno il bagno e si rovinano. Molte regioni d'Italia, per l'esattezza 19, sono inquinate. Qui è il famoso incendio di Pomezia. Anche per bonifiche non fatte, mai realizzate. L'unica regione salva è la Valle d'Aosta. Per il resto, una tragedia ovunque. Quindi c'è molto da fare per bonificare e per ripulire le nostre terre. E tu, con la tua arte, ti metti a servizio anche della denuncia. Ultima domanda riguarda le muse. Perché le muse? Non lo so, ce ne sono anche tante di muse. Non ti viene in mente niente? No, non so, non saprei. Le muse, ci sono tante persone che ispirano e quindi regalano. Ieri sera nel mio teatro ce n'è stata una, Tosca. Ah, che salutiamo, Tosca. Ha fatto uno spettacolo meraviglioso. Sold out, meraviglioso, uno spettacolo, ho cantato anch'io ieri sera, uno spettacolo bellissimo con ospiti, Beppe Bara straordinari, Newt, perché poi ci sono anche molti giovani bravi, napoletani straordinariamente bravi. Ma la tua musa personale chi è? Ma mi fai venire, non so, perché ce ne ho tante io di muse personali, però, Arbore è stata una musa. La tua musa?
Beh, anche lui è stata Edoardo, tutti quei un po'. Perché tu sai. Tutti gli amici che ti hanno. Tutti gli amici che mi hanno sostenuta, ma anche con cui hai lavorato. Sì, perché io posso dire con grande forza che io non ho mai avuto una raccomandazione. E anzi, voglio anche dire ai ragazzi di non cercare, perché non servono a niente. Bisogna solo lavorare, 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 studiare, lavorare e andare avanti per le proprie strade. Le raccomandazioni non servono. Ho avuto però grandi professionisti che mi hanno scelta, che ringrazio tanto, perché senza queste persone io non sarei qui dove sono. E quindi sono stati tantissimi, veramente tanti. Magari Claudio stata Mattone. Anche tu musa per loro. Ma è probabile, speriamo, lo spero. Io spero di esserlo per i giovani, perché veramente vorrei. Adesso io provo una grande goduria attraverso questo teatro a regalare delle possibilità a giovani straordinariamente bravi. Sei anche ce talent ne sono. Scout. Mi piace molto regalare questa possibilità. Veramente ci sono tanti ragazzi bravissimi. Flo, Tommaso Primo, Roberto Colella, ne ho detti prima, la Nigna, tantissimi straordinari che hanno bisogno di essere accompagnati sulla strada del successo. Trasmettervi anche l'esperienza e l'insegnamento, perché questa cosa si sta un po' perdendo. Sì, questo sai, diceva un grandissimo amico che ho avuto, Gigi Proietti, che ha avuto una grande scuola, e Gigi ci guarderà, da là è stato un grande personaggio del nostro mondo, dello spettacolo, e ancora resiste, perché è ancora enorme come persona e come maschera. E lui diceva ai ragazzi a cui insegnava, diceva: io non so insegnare, dovete rubare. E questa è la verità, bisogna guardare quelli che bravi sono e bravi prendere. E prendere e rubare. Senti, ma tu ti ricordi, hai preso tanto quando sei stata ballando con le stelle? A Ballando con le Stelle è stata una fatica terribile, sì, 9 eh? Ore al giorno di atletica leggera. Poi hai chiuso no, con le scarpette, io non ce le la faceva più. No, io ero attaccatissime, ma sì, io le ero attaccate anche durante. Pensa ma non sono proprio adatta io.